Nei giorni scorsi mi ha scritto Michela, un'infermiera che lavora al reparto Covid dell'ospedale di Senigallia. Una lettera pubblica, molti di voi l'avranno letta. In questo momento era l'ultimo dei miei pensieri, quello che io prendo alla fine del mese. Ma buttarmi lì quei 100 euro come se fosse una mancia mi ha proprio fatto male, capito? Mi ha scritto questa lunga lettera, alla quale in questi giorni di frenetici impegni non sono ancora riuscito a rispondere. Il mio è un lavoro stupendo, il mio è un lavoro di alte responsabilità, è un lavoro professionale che io amo, ma è un lavoro che va anche riconosciuto, è un lavoro indispensabile che la popolazione e la politica deve riconoscere. Con grande dignità mi ha chiesto che gli sforzi e i rischi che si stanno assumendo lei con le colleghe e con i colleghi in questi giorni non siano dimenticati quando l'emergenza sarà finita. Io non ho mai avuto paura di andare a lavorare, adesso la paura è vivida, mi sale l'ansia, mi prendo la gola, è quella paura brutta, capito, che proprio ti fa venire il respiro corto. Tu per 7-10 ore devi calcolare ogni gesto che fai, mantenendo fresca la mente ed essere sicura di non aver sbagliato. Ecco, Michela, lo dico a nome del governo, ma sono sicuro che tutti i membri del Parlamento potranno ritrovarsi in questo impegno. Noi non ci dimenticheremo di voi, di queste giornate così rischiose, così stressanti. Quelle parole dette da lui erano proprio il mio desiderio, ma penso il desiderio di tante persone. Io e le persone abbiamo smosso il mare, adesso bisogna cavalcare l'onda.